Cosa succede se il cinema di qualità incontra il web? Oggi ne parliamo con un attore che ci racconta il suo progetto per valorizzare alcune zone del territorio italiano attraverso l'obiettivo. Siamo qui in compagnia adesso di un caro amico che ci è venuto a trovare a Monte del Re ad Ozza, Gianluca Marinangeli, ciao! Ciao, grazie dell'invito! Grazie a te per essere venuto a trovarci. Tu sei attore principalmente, però diciamo di recente ti sei dedicato anche alla direzione della produzione di un nuovo progetto. Sì, grazie. E con molto piacere che vi introduco l'uscita imminente di una serie web che si intitola Il Trittico, storia di un provincialotto cosmopolita. È una serie web composta da 8 episodi, tuttavia collegati tra di loro perché costituiscono un continuare di un'unica storia, scritta e diretta da Mirko Bruzzesi su un soggetto di un grande attore comico marchigiano che è Piero Massimo Macchini. Ed è una serie che è stata girata completamente nelle Marche, principalmente a Fermo, con delle incursioni in altri paesi della provincia fermana, che ha visto coinvolte la troupe completamente di marchigiani. Quindi c'è stata proprio la voglia, come concetto di base, diciamo, di questo progetto, di promuovere il vostro territorio. Sì, assolutamente. Tutto parte dal fatto che spesso e volentieri il termine provincia o provinciale viene associato ad un concetto presunto, reale, di arretratezza economica, sociale o culturale. E così come il termine provinciale è riferito a una persona, spesso si riferisce a una persona che ha dubbi gusti stilistici o arretratezza culturale. Il nostro obiettivo, mediante questo progetto, che è stato realizzato con dei criteri cinematografici, è quello di contribuire a sdoganare questa accezione, tra virgolette, negativa del concetto provinciale, per invece far emergere le caratteristiche, le bellezze e le peculiarità che ha la provincia marchigiana, così come la provincia dell'Emilia Romagna che adesso ci sta ospitando. Perché la provincia è un territorio che va valorizzato assolutamente, sia perché il cinema in Italia non può essere solamente Roma, Milano o Torino. Tutta l'Italia è bellissima, offre degli scenari, delle location meravigliose che vanno sfruttate, ancora non completamente utilizzate, ma che vanno valorizzate. Noi siamo partiti dalle Marche, principalmente da Fermo, e quindi abbiamo lavorato per creare cultura, perché a mio avviso fare cultura non vuol dire mettere in pratica, ma proprio creare, cioè tirar fuori le proprie peculiarità, le proprie professionalità, creare sinergie in modo tale da poter realizzare un prodotto. E in questo caso io reputo che ci siamo riusciti molto bene, perché pur essendo una serie web è stata scritta, diretta e prodotta, recitata con proprio dei crismi cinematografici, però questo poi sarà a voi giudicare. Ecco, allora guardiamoci il teaser che già esprime quello che tu hai detto. Diamo un'occhiata al teaser e poi torniamo qui. Da questo video, questo teaser, l'impronta è veramente cinematografica e molto professionale. La curiosità ovviamente è come mai avete scelto di partire dal web per questa serie. Sì, innanzitutto grazie per i complimenti che riporterò al Mirko Bruzzesi, che oltre ad aver scritto la sceneggiatura l'ha anche diretto e montato. Anche la musica è molto bella e molto importante, è stata scritta tutta musica originale, scritta da Claudio Bruzzesi. Come visto, sì, in effetti è stata realizzata con dei criteri cinematografici, però abbiamo scelto il web, primo perché è un canale di diffusione video che va per la maggiore, e inoltre perché consente di arrivare a più persone possibili in maniera rapida. Tutti quanti ormai con uno smartphone, con
un supporto informatico, possiamo vedere video. E quindi diciamo il nostro scopo è quello di arrivare a più persone possibili, far vedere quello che siamo riusciti a realizzare, a quello che è possibile fare anche senza grandi finanziamenti, ma mettendo in gioco le proprie capacità, le proprie energie. E questo tramite appunto uno strumento gratuito per tutti, quindi non devi andare neanche a pagare il tuo biglietto, ma puoi guardartelo sul web. Premesso che io sono uno che va al cinema 3-4 volte a settimana, però a parte questo, quindi amo proprio il cinema, però per questo tipo di taglio, per questo tipo di progetto, la serie web abbiamo ritenuto fosse il canale più idoneo. Il prossimo film lo vedrete al cinema. Eccoci. Noi te lo auguriamo assolutamente, ma magari anche questa serie la troveremo, chissà, anche in televisione. Senti, una curiosità, quante persone hanno collaborato a questo progetto? Allora, in questa serie ci sono 8 attori principali, che sono Piero Massimo Macchini, Michele Gallucci, Stefano Tosoni, Barbara Martella, Kevin Pizzi, Maria Luisa Bongelli, Cosmina Andries e io. E ci sono 250 tra figurazioni speciali, e comparse e piccoli ruoli. Quindi abbiamo girato in 21 location per 20 giorni effettivi di riprese. Come dicevo prima, la maggior parte delle scene sono state svolte o in interni o in esterni presso il comune di Fermo, Porto San Giorgio, Monte Granaro. Comunque sia, è forte il legame col nostro territorio. Quanto tempo ci avete messo? Abbiamo girato in 20 giorni effettivi. La fase di preproduzione è durata circa un mese, le riprese effettive 20 giorni sul set. Puoi raccontare un aneddoto? Sicuramente in questi 20 giorni sarà capitato qualcosa di divertente, di curioso. Sì, alla fine tutto ciò che è capitato abbiamo sempre cercato di cogliere l'aspetto positivo e divertente. Una cosa plateale è stata quando per due volte abbiamo visto sfumarci sotto gli occhi delle location principali. Pertanto ci siamo messi alla ricerca di nuove location e qui abbiamo avuto la dimostrazione ulteriore di come spesso e volentieri la difficoltà diventa opportunità, perché le location che abbiamo trovato, che hanno soppiantato quelle previste precedentemente, sono state all'altezza della situazione e quindi hanno arricchito fortemente il progetto. Quindi ci hanno insegnato ancora di più che non bisogna abbattersi mai, ma quando c'è qualcosa che non va bisogna di nuovo impegnarsi maggiormente e la soluzione che si troverà sarà sempre quella più ottimale. Questo è un bellissimo messaggio e concetto per il quale ti ringraziamo. Ultimissima cosa, quando parte la visione online per tutti di questa web series e soprattutto dove si può vedere? Il primo episodio verrà messo online lunedì 14 dicembre, poi gli 8 episodi verranno mandati online con cadenza settimanale, quindi ogni lunedì, sul canale MarketTube di YouTube. Quindi andate su YouTube, se avete piacere, registratevi al canale MarketTube, così potrete vedere ogni settimana il nuovo episodio. Scriveteci se volete su Facebook, cercate la pagina MarketTube, scriveteci i vostri pareri, i vostri consigli, perché questo è soprattutto uno spunto per cercare un feedback da parte del pubblico, che è l'unico sovrano che decreta il successo o meno di un qualsiasi prodotto. E poi è un'occasione per noi per migliorarci e creare sinergie, creare nuovi rapporti e valorizzarci sempre di più tutti quanti. Benissimo, grazie Gianluca Marinangeli per, in questo caso, il Trittico. Grazie a te.